Erika Schwarz. Dove ci troviamo? Ci troviamo di fronte al dojo e oggi andremo a presentare quello che è il dojo all'interno. Quindi qui siamo davanti proprio all'entrata della scuola. Esatto. Vedo la porta, ok, intanto facci entrare, dai. Ok, io mi fermerei intanto qui, questa porta, che c'è questo samurai dipinto. Come mai la porta è così, Emma? È così per delle immagini che abbiamo visto in Giappone e che abbiamo deciso di riportare sull'entrata del dojo. Quando siamo stati ad Asakusa, alcuni negozi avevano delle immagini dipinte, ci è piaciuta questa e l'abbiamo riportata, eh? Sì. Ok, allora, partiamo di qua, abbiamo la zona dove le persone arrivano all'inizio, qui abbiamo, quello è il nostro logo, Emma. Esatto, il logo del Dojo Ryu. Drago. Poi qui abbiamo roba. Ok, abbiamo la katana gigante e alcune armature, trofei, riconoscimenti e varie cinture. Vabbè, qui è dove le persone arrivano a chiedere informazioni, giusto? Esatto. Ok. Qui c'è, vedo che c'è l'entrata per il dojo, si passa di qua? Allora, per il dojo andiamo da quella parte per entrare nel dojo. Di qua invece chi entra? Il maestro. Ah, di qua entra l'insegnante, ok. Allora, andiamo, qui abbiamo queste manette qua, questo abbiamo ancora un dipinto da questa parte e uno da questa parte. Questi qua invece? Allora, questi dipinti ci sono stati regalati da un restauratore che appunto restaura i dipinti e ha deciso di regalarceli. Bello. Qua abbiamo questa vetrinetta, ma cosa c'è qui dentro? Qui abbiamo vari gadget ripresi dal Giappone, più alcune cose che rappresentano un po' il nostro dojo e appunto la nostra passione per il Giappone. Bello. Ok, addentriamoci. Qui invece entriamo. Qui abbiamo la sala d'attesa. Ah, ok. Abbiamo vari quadri, varie foto. Questa è la parete dove ci sono alcune foto di alcuni maestri più importanti, diciamo. E questi dove sono stati presi, Emma? Questi sono stati fabbricati da un ragazzo che si allena qua. Belli. Mm-hmm. Ok, poi qui cosa abbiamo? Qui c'è la televisione. Esatto, abbiamo la televisione. Di solito vediamo filmati delle scuole giapponesi o comunque filmati che sono stati fatti in Giappone anche dal maestro. Poi abbiamo vari trofei e il luogo in cui teniamo i nostri volantini e i giornalini nella nostra scuola. Ma questa sei te, Emma? Sì. Questo cos'è? Questo è, diciamo, un giornalino locale. Locale, esatto, dove appunto c'eri anche te. Sì, esatto. Ok, addirittura in copertina. Troviamo dove sei tu all'interno, troviamo. Ferma, ferma. Qui? Sì, vediamo un po' dove sei. Ok. Qui. Eccoti qua. Vabbè. Carino, no? Sì. Ok. Poi qui ho visto, abbiamo quest'altro giornalino qua, cos'è, ma invece? Questi sono dei giornalini, diciamo, mensili, che sono dei giornalini mensili che vengono appunto pubblicati dalla nostra scuola e presentano un po' le attività che vengono fatte di mese in mese, magari delle persone nuove che sono arrivate e presentano un po' quello che facciamo noi. Quindi gli eventi, ci viene scritto, esatto, un po' tutto. Qui abbiamo questa rivista che è giapponese. Eh sì. Ok. Bene, ci addentriamo. Allora, qui davanti ci togliamo le scarpe. Ok. E poi? Quindi da questo momento in poi nel dojo si va solo scalzi, giusto? E le scarpe dove le mettiamo?
Le scarpe le mettiamo su questa scarpiera e poi entriamo negli spogliatoi. Ok, qui abbiamo... Questo è lo spogliatoio delle donne. Ok. E dall'altra parte quello degli uomini. Ok. Anche qui vedo come nello spogliatoio delle donne abbiamo i mobiletti dove tengono la roba, perché qui possono lasciare la roba qua. Sì, esatto, perché possiamo lasciare la roba qua per non doverla portare con noi. Quindi alcuni vestiti, alcune attrezzature si possono direttamente lasciare qui. Esatto. Ok, quindi di qua è l'entrata che ci dicevi del dojo, da dove entrano tutti i ragazzi. Esatto. Entriamo, ok. E questo è... il tappeto dove normalmente ti alleni, giusto? Sì. Questa tenda veramente bella, dove l'abbiamo presa quest'anno? Questa l'abbiamo presa in Giappone. Ah, quindi è originale. Ok, cosa troviamo di qua? Questi... Allora, qui troviamo dei colpitori che utilizziamo per allenare i calci. Poi abbiamo dei quadretti con varie tecniche che vengono utilizzate nel Kobudo, l'elenco dei nostri kata. Ok. E altri colpitori che utilizziamo per pugni e varie tecniche. Anche le valigette che ci abbiamo? Qui abbiamo dell'attrezzatura, delle armi che vengono appunto lasciate qua. Ah, ok, per non stare a portarli avanti e indietro. Ok, qui abbiamo uno dei sacchi. Abbiamo un sacco e delle attrezzature che utilizziamo per allenare i bambini e i ragazzi. C'è la lavagnetta, ma esatto. Che serve? Poi abbiamo la lavagnetta dove ogni tanto scriviamo degli appunti che servono per le nostre lezioni o per spiegare delle cose, per ricordarci alcuni eventi. Ok. Poi abbiamo un altro sacco dell'attrezzatura che viene utilizzata per pulire le armi, le spade. E delle tavolette che utilizziamo per gli esami. Ok, quelle servono per fare la prova della rottura a volte degli esami. Ok. Esatto. Ok. Proseguiamo allora. Ok. Ne abbiamo altri colpitori. Abbiamo dell'attrezzatura che utilizziamo noi per allenarci, come il riscaldamento. E questo piedistallo che serve invece per tagliare con la spada. Ok. In quella sacca cosa c'è, Emma? Allora, in questa sacca abbiamo degli shinai che vengono utilizzati prevalentemente nel Kobudo, ma utilizziamo anche noi per fare condizionamento. Ho capito. Proseguiamo, cosa abbiamo qua? Altri sacchi per allenarsi. Altri shinai. Altri shinai. E poi abbiamo altre armi che vengono utilizzate appunto sia nel Kobudo che nel karate. E lì cosa abbiamo? Abbiamo dei tanto. Ok. Ok. Vedo gli shoto. Abbiamo degli shoto. E poi qua? Dei jo e dei bo. Anche un chaco. Esatto. E questa è tutta l'attrezzatura, usiamo per le armi. Esatto. Ok? C'è anche il makiwara, Emma. Sì. E questo? Questo lo utilizziamo
a volte o per il riscaldamento o comunque per allenare i colpi. Sempre per il condizionamento. Esatto. Ok. Qui ci sono altre sacche. Abbiamo delle sacche con altre armi che appunto vengono lasciate qui per non doverle riportare. Per comodità, ok. E poi qui abbiamo un'altra rastrelliera con delle armi. Abbiamo sì anche qui dei bokken, degli shinai e delle katane. E poi abbiamo questo scroll qua. Questa è una pergamena molto antica, 200 anni. Che è stata regalata qui al dojo. Sì, esatto. Quindi questo è uno scroll originale giapponese, ha 200 anni. È per questo che l'abbiamo messo in questa protezione di plastica, giusto? Sì. Che altrimenti si rischierebbe... Ok. Ok, proseguiamo, questa è l'entrata dove hai detto entrano i maestri. Esatto. E abbiamo anche qui questo scroll, che dove è stato preso, Emma, questo? In Giappone. Sempre stato preso in Giappone, ok. Qui abbiamo anche l'orologio è... Giapponese. Giapponese, ok. Qui abbiamo il lato del camisa dove facciamo il saluto. Esatto, abbiamo la parete con tutti i maestri. Ok, vediamo. Quello è il nome della nostra scuola, giusto? Esatto. Ok. Poi il drago, questo abbiamo qua la descrizione, giusto? Esatto. Si chiama? Così. Ok. Toyotama Ime. È il nome del drago. Ok. Ok. Qui abbiamo un'altra parte dove ci sono le armi più lunghe qua, quindi sì. Abbiamo il bow. Abbiamo i bow. Abbiamo delle katane e anche la naginata. Che sono le armi più lunghe che vengono tenute in questa parte qua. Giusto? Esatto. Ah, ok. Allora, questo abbiamo fatto la presentazione del Dojo Ryu e questa è appunto una scuola aperta a tutti. Quindi chiunque può venire a trovarci e speriamo di vedervi qui nel Dojo Ryu. Ok, intanto cosa devono fare? Iscriversi al canale e accendere la campanellina. Devono lasciare un messaggio, perché? Perché poi il maestro leggerà e risponderà a tutti i messaggi. Esatto. Ok, grazie Emma del tour che ci hai fatto fare. Os. Grazie. How is my fighting? Wanna do it again? Hmm.